Oh, 5.000 tori del Texas. Niente male per una notte di lavoro. Scegli un colore. Ho detto niente male per una notte di lavoro. Grazie. E a giudicare dal marchio che hanno, direi che queste sono le ultime bestie della fattoria del vecchio Tobia. Il vecchio Tobia ha una fattoria. Ia, ia. Oh. Eh sì, ne aveva tante di bestie. Ma ora che non può più mungere niente, quel povero idiota finirà sul lastrico. E al momento giusto comparirà un ricco possidente a comprarsi tutta la sua terra. Ah, e tu chi sei? Cosa hai fatto allo zio Slim? Ora te ne pentirai, signorino belle brache. Sono io, pronto. Questo qui è il travestimento che uso per intrufolarmi nelle aste e comprarmi tutte le terre. Stupide scimmie senza cervello. Cribbio, sarai l'uomo più ricco di tutto il Far West. Sì, ma ciò che veramente mi scalda il cuore è guardare quei bifolchi che soffrono. Anni addietro lavoravo nelle fattorie più belle dell'intero paese, ma quel branco di zoticoni non sapeva apprezzare il mio talento. Magari non gradivano il tuo canto. Il mio canto. I canarini cantano. Le donnine del saloon cantano. I mocciosi piagnucolano sempre. Cantano. Io faccio lo yodel. E lo yodel è un'arte. Allora magari non gradivano il tuo yodel. Non starli a sentire, zio Slim. Tutti amano lo yodel. Certo, è uno dei canti più allegri, buffi, ridicoli, demenziali di tutto il Far West. Oh, di. È corretto dire che tutte le sante volte che portiamo una mandria in questo nascondiglio segreto, ti metti sempre nello stesso identico posto, facendo in modo che quel pezzo di terra sfugga al mio sguardo? Questo è il mio posticino preferito. Che c'è? Si chiama Angolo di Paradiso, zio Slim. Lo mettono all'asta giovedì mattina. Giovedì? Prendi nota. Giovedì mattina dopo aver venduto questa mandria. Ma è solo una fattoria vecchia e cadente. Ah, per me non ha importanza se mi devo vendicare. Ogni singolo acro conta.